Io aveva fondamentalmente tantissima fretta di uscire, perché noi volevamo dire che se non si può ricreare una memoria, sicuramente si poteva creare un'esperienza altrettanto potente della memoria, e questa esperienza noi l'abbiamo trovata proprio nella memoria corporea. Abbiamo piano piano capito che queste persone non erano delle schegge isolate e impazzite, ma che fondamentalmente con loro bisognava attivare una diversa comunicazione, una comunicazione affettiva che desse a queste persone la possibilità di permettere al corpo di esprimersi al di là della parola, al di là di una parola che veniva meno a causa della demenza. Il nostro percorso 2008-2011, la nostra evoluzione, 2016 abbiamo aperto questo centro diurno che, come diceva Maria Rita, è nato senza un centesimo di finanziamento pubblico. All'inizio noi ci siamo ritrovati di fronte a queste cose, si parlava sempre di riabilitazione cognitivo-comportamentale, quindi stimolazione cognitiva, capacità residue, riattivazione delle abilità perdute, tutte attività che dovevano permettere alle persone con demenze di essere socialmente passabili. Potevano andare bene nelle prime fasi della demenza, ma poi le persone che non riuscivano più a fare uno e uno due, che dovevamo fare? Continuare a frustrarli? Avevamo le teorie secondo le quali le demenze erano la malattia del cervello, e se scompariva il cervello scompariva anche la persona, e che per le persone che convivono con queste patologie non c'era più nulla da fare. La maggior parte delle famiglie che vengono oggi da noi ci dicono questo. E il corpo? All'interno del nostro cervello, all'interno della nostra mente, non ci sono tutte quelle esperienze che da quando noi siamo nate fino alla fine della nostra morte, noi abbiamo acquisito? Ci siamo poste queste domande. Quindi non è il corpo il solo strumento che queste persone hanno per esternare quelli che sono i loro bisogni, che spesso sono inascoltati e non capiti? Come diceva il professore Schiavo, il temuto disturbo del comportamento, e molte persone vanno dal medico per dire: dottore, per carità, dateci una pillola, perché io non supporto più. Il temuto disturbo del comportamento non è fondamentalmente una eruzione emotiva inconscia e corporea, che però i pazienti non si possono permettere perché Ferdinando se viaggini di seda, no? Non è il corpo lo strumento attraverso il quale loro liberano una energia psichica ingabbiata, arrabbiata, perché molto spesso non sono, capiti? E quando noi andavamo a visitare un po' in tutta la Calabria le varie RSA, nella relazione terapeutica che cosa trovavamo? Una grande paralisi professionale da parte di educatori, psicologi che non sapevano cosa fare per queste persone. Noi non abbiamo accettato questo, non lo potevamo accettare. Noi siamo andati a scuola, siamo ritornati a scuola e siamo diventati allievi rigorosi della demenza. Abbiamo cercato di non calare niente dall'alto sui nostri pazienti, sui nostri ospiti, imparando proprio molto spesso, come ho scritto nel libro, quello che passava nel silenzio di una relazione possibile, possibilissima con queste persone. E abbiamo capito che nonostante il deterioramento cerebrale, ogni persona conservava attitudini e talenti nascoste che doveva avere l'opportunità di manifestarle. E quell'opportunità dovevamo dargliele noi, non dovevamo sedarli, dovevamo lasciarli liberi di essere. A scuola si diventa disobbedienti e noi siamo diventati disobbedienti. Però questa disobbedienza ci ha dato una buona dose di coraggio per dar voce a quelli che erano i nostri pensieri. Abba, grazie per quello che hai detto. Perché noi, nel momento in cui ci trovavamo di fronte ad un paziente, eravamo veramente come in una croce,
erano la croce delle nostre responsabilità e loro erano i nostri chiodi. E se noi con loro non eravamo in un certo modo, loro facevano star male noi. Loro facevano star male noi. Quindi questi pensieri ci spingevano a dire che non è vero che con queste persone non c'era più niente da fare. E ci spingeva a guardare oltre e ad affermare che oltre la diagnosi vi era una vita che continuava a pulsare e un corpo che continuava a manifestarsi. E che se anche il cervello continua ad atrofizzarsi, i loro corpi non sono dei gusci di uovo vuoto. Sono dei corpi che sentono fino alla fine, fino alla fase finale della loro vita. Ma con queste persone, se noi utilizziamo la razionalità, non si va da nessuna parte. Perché queste persone sono puro istinto. Quindi la cosa importante che abbiamo fatto è cercare proprio di instillare una nuova cultura in tutte le famiglie che vedevano nel farmaco l'unica soluzione. E per quanto possibile, quindi, avendo in carica persone con demenze da 10 anni, cercare di allontanare il concetto di istituzionalizzazione. Perché purtroppo in Calabria non esistono nuclei Alzheimer. Perché purtroppo in Calabria queste persone sono costrette nelle RSA. E queste persone nelle RSA non possono starci. Non ci possono stare. Perché loro hanno un'altra vita, una vita parallela. Non possono, delle esigenze diverse. Loro non si possono alzare alle 6 di mattina, non possono pranzare quando pranzano tutti, perché il loro orologio è diverso dagli altri. Quindi avevamo questa urgenza di cambiamento e avevamo la possibilità di lavorare su quelli che sono i falsi miti che hanno stigmatizzato le demenze, perché molto spesso si è sempre detto che la demenza è un mostro che tutto porta via, mentre invece noi abbiamo capito che la demenza si può attraversare, si può subire e si può anche trasformare in un mostro buono. E noi l'abbiamo trasformata, i nostri pazienti attraverso te ci l'hanno trasformata. Come? In emozioni, incontri, contatti, sensazioni, percezioni che hanno dato a queste persone la possibilità di ritrovare una propria memoria, una memoria indelebile, che è fatta di abitudini, che è fatta di pensieri, che è fatta di sorrisi, di ricordi antichi, arcaici. Abbiamo ridato voce alla voce della demenza, una voce che è spesso silenziosa e silenziata. Silenziata perché è resa muta proprio dalla necessità sociale della invalidazione e dell'etichettamento. E non ci siamo quindi rassegnati a quel non far nulla che noi vedevamo all'interno delle RSA, che lasciavano proprio quelle persone con demenza nei mondi isolati, contratti e noiosi, proprio perché quel nulla decretava la decadenza umana della persona, quindi la sua eclissi relazionale. Quindi ogni percorso ha un inizio. Per noi l'inizio non è nell'uno ma è nel due, ossia nell'incontro col paziente, con la persona. Un incontro che noi abbiamo fatto in questi 10 anni con queste persone che ci hanno, come ho detto prima, offerto in dono proprio i sintomi che la malattia ha innestato in loro. L'incontro con te ci avviene tra il paziente e il terapeuta, con cui loro due instaurano una relazione, anche se il linguaggio è deformato o se siamo di fronte ad un disturbo del comportamento. La cosa importante invece è che il corpo non è ideologicamente pensato malato. In te c'è un'attività che si chiama body ability, dove il corpo del terapeuta diventa la protesi anche per la persona che si trova su una carrozzina. Le persone con demenza le abbiamo definite una generazione di incompresi. Le parole che vedete là, intollerabile, inaccettabile, invivibile, ingestibile, inavvicinabile, insopportabile, indecente, indecoroso, sono la maggior parte delle parole che dicono ogni volta le famiglie che per la prima volta arrivano al nostro centro. Al
alle quali noi rispondiamo che forse con queste persone noi non parliamo lo stesso linguaggio e che forse occorre con loro una nuova alfabetizzazione, che per noi che attiviamo il metodo TECI è una alfabetizzazione corporea. Quindi il corpo nella demenza. Una cosa che tengo molto a dire è che TECI non ha nulla a che fare con la verità assoluta che la scienza ambisce, ma muove i suoi primi passi proprio sull'essenza mortificata di una condizione umana. Lavoriamo con malattie di Alzheimer, demenze frontotemporali, corpi di Lewy e naturalmente anche con tantissimi anziani istituzionalizzati. Questa è la TECI. Cos'è TECI? TECI è un insieme di laboratori che vengono spalmati, noi li spalmiamo in 9 ore di attività all'interno del nostro centro diurno, ma sono delle attività che noi spalmiamo anche nelle varie istituzioni dove la TECI sta entrando, cercando proprio di fare una programmazione ogni giorno diversa dall'altra. Quindi il corpo nella demenza è un manuale unico nel suo genere perché in Italia non si è mai parlato di terapia corporea applicata alle persone con demenza. Proprio perché lo abbiamo fatto, proprio perché per noi, e adesso lo vedrete probabilmente in un video, il corpo sente pure fino nella fase finale. Questo è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è persone grandi, che hanno però delle demenze piccole, quindi TECI considera la demenza da un punto di vista esistenziale e non assistenziale, e quindi tutti gli interventi che voi potrete leggere nel libro rappresentano proprio una sorsata d'acqua fresca per chi ha voglia di entrare realmente in una relazione terapeutica con queste persone. Però noi vogliamo proprio cercare di dare a queste persone che lavorano con le demenze, ma anche con tutti gli anziani istituzionalizzati, la possibilità di entrare in questo territorio, che magari può far paura, però vi posso assicurare che è un territorio che se si vuole si può toccare, si può percepire, si può esplorare e si può comprendere. TECI evita l'incorporazione della malattia. Le persone cerchiamo proprio di allontanare sia l'effetto istituzionale sia l'effetto istituzionalizzato, no? Quindi cerchiamo proprio di contenere la persona e cercare di evitare la spersonalizzazione della persona. TECI non prevede schermature emozionali. Il TECI terapeuta non si può schermare a livello emozionale. Il TECI modifica progressivamente il modo di comunicare, lasciando spazio allo scambio emozionale. Tutto questo nasce nello spazio ALPADE, il centro di diurno della Raggi Onlus di Catanzaro, che è stato autorizzato appunto dalla Regione Calabria. Siamo affiliati della Federazione Italiana Alzheimer, abbiamo un numero verde, l'unico numero verde in Calabria sulla demenza, dove abbiamo l'unica stanza plurisensoriale Snesulen nel meridione d'Italia, che è una stanza che noi utilizziamo principalmente con pazienti con demenze frontotemporali e corpi di Lewy. Il nostro spazio della cura è uno spazio che si prepara sempre, non c'è niente di inventato da noi, cioè tutte le attività si programmano sul paziente, col paziente alcune volte, e questo è l'accoglienza, diciamo, come il paziente viene accolto la mattina nel nostro centro. La struttura del setting ha dei guardrail molto molto importanti, cioè, che ci aiutano anche ad avere proprio una traccia su come lavorare. Molto spesso i pazienti, quando ce lo permettono, lavorano a piedi nudi, perché naturalmente pure noi lavoriamo a piedi nudi, perché per noi è molto importante il radicamento, il rapporto con il suolo. Naturalmente tutto questo coinvolge moltissime aree cerebrali. TECI ha un'impalcatura scientifica molto particolare. Per la prima volta si parla di embodied cognition e quindi di simulazione linguistica. Non sto qui a parlarne perché non è una platea adatta. Parliamo di consonanze intensive.
tridimensionale, che è una piccola parte ma veramente importantissima della relazione che Giacomo Rizzolatti ha fatto sui neuroni allo specchio, ma la consonanza intenzionale è del professore Vittorio Gallese. Lavoriamo proprio con molto di quello che dice Jung sulla psicologia del profondo e naturalmente abbiamo anche preso possesso di quello che è la filosofia e la neuroscienza, quindi il concetto di incarnazione e di continuo. Abbiamo delle strutture anatomo-funzionali, quindi abbiamo cercato di capire come la mente si manifesta attraverso il corpo, utilizziamo il body mind centering di Bonnie Cohen e la Laban Movement Analysis di Rudolf von Laban. Ma chi lavora nella tece integrata è proprio un vero e proprio animatore di tutte le funzioni cognitive del paziente. L'ultimo setting, nel senso che, come dicevamo prima, noi accompagniamo il paziente nella fase finale della malattia, ma normale non vengono nel nostro centro. Noi facciamo anche un servizio domiciliare quando le nostre famiglie capiscono che il paziente sta per andare via. E come ci andiamo? Andiamo con una persona che suona il violino o suona la chitarra e molto spesso noi cantiamo insieme a lui alcune cose, lo accarezziamo proprio perché in quel momento quel paziente è come se avesse bisogno della sua mamma che non c'è più per attraversare forse la fase più importante della sua vita, il trapasso appunto della sua vita. Questo è lo studio che è stato presentato grazie alla dottoressa Alba Malara, grazie alla dottoressa Putrino, che è stato presentato appunto nei giorni scorsi e che insomma mi auguro che possa avere un suo seguito. E, ecco, io finisco con questa frase perché forse noi non abbiamo la pretesa di aver inventato nulla nella cura delle demenze, ma sicuramente noi non ci siamo assolutamente accontentati. Siamo tornati a scuola e abbiamo seguito i nostri maestri, che sono stati loro.